Campane festa. Va bene. Ecco, parai, ne? No. Campane festa! Buonasera a tutti, ciao da Martin e da Flippotti e da Rosina, da tutti noi, da Umberto Clivio. Ottava puntata, seconda dell'anno nuovo e speriamo che quest'anno prosegua anche nelle vostre case bene, speriamo tutti. Io vi mando un bacio, ciao. Ecco, vi ricordo il recapito telefonico 669-0841 650-34-51. Ce l'avete lì in sovraimpressione? Potete iniziare a telefonare naturalmente. Per fare un salutino, ecco, non richiedete più magari i motivi, anche perché sarebbe meglio, molto meglio richiederle su lettera. Abbiamo ricevuto tantissima posta e ne siamo veramente felici, vi ringraziamo, anzi continuate a scrivere, che ci fa veramente piacere. Continuate a telefonare, vogliateci bene, come noi vogliamo bene a voi e va bene bene. Lasciamo la parola a Flippotti e a Rosina. Ciao anche a voi due. Ciao amici, ciao, grazie, carissimi, ciao. Buona serata. Buonasera, a tutti, campane a tutti. Festa. Bene, insomma ancora sì, allora? E adesso passiamo subito al filmato, perché Umberto cosa ha fatto con dove? Con dove è un bel paese. Guardo, per ecco, allora, prima subito il filmato per commentare dopo. Campane a festa a tutti, siamo a Condove. Condove farà suonare oggi le sue campane per noi, sentiamo una certa musica in sottofondo. Quando si parla di Condove non si può dimenticare la Condove Music, questa banda di spazi scatenati che è stata nostra ospite per tutta l'estate al Piemonte in Piazza. Quindi abbiamo voluto fare una puntata nella loro sede per prenderli, per coglierli in flagrante. Loro provano sovente, questo è un momento di prova, adesso li andiamo a trovare, non ci aspettano. E quindi gli facciamo un'improvvisata, partiamo da Condove, non in mezzo alla strada come solitamente facciamo con campane a festa, ma da uno spazio chiuso e musicale per la fattispecie. Sentite che cosa sta succedendo, eccoli qua, Condove Music, Pippo e Volo. Grandi prove! Ciao, figlio. Allora andiamo bene, tutti a provare, sempre sotto il tiro. Sempre sotto tiro. Certo, guarda, se no si peggiora. Questa è una delle tante sezioni di prova che fate, no? Voi provate molto? Ma no, in realtà non proviamo tanto. Ti sei no, proprio. Dovremmo provare di più, però sai, sono tutti studenti, lavoratori, quindi possiamo provare una volta alla settimana. Però è bello venirvi a incontrare una volta in clima non ufficiale, di solito sempre belli impettiti, al mago, in giro per le piazze, invece qua vi vediamo con l'aria più normale. Natura. Anche sembri normale, sembri anche un direttore. Ah, ti ringrazio. Tu ma io so perché mi hanno detto che c'è anche un assessore che sì, sarà un po' il mio vate, cioè colui che mi accompagnerà nel giro per Condove, perché noi siamo Virgilio. Partiti di qui però. E io te lo voglio presentare. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua, il nostro assessore. Giancarlo Listello, te lo presento. Ciao. Ciao. Umberto. Piacere. Mi hanno detto che devi essere tu ad accompagnarmi un po' in giro. Devo fare del mio meglio. Speriamo tu sei che assessore sia al sport, turismo e tempo libero. C'è più sport, più turismo o più tempo libero a Condove? A Condove c'è un po' di tutto, francamente. Le associazioni sono molte, per cui coprono tutte queste varie attività, sia sportive che culturali. Io spero che così, girando per il paese, ti renderai conto di questo. Tu accompagni, io ti accompagno. Io adesso approfitterei, se me lo concedi, un attimino, prima di uscire.
vorrei andare un attimino in mezzo a loro per fare qualche domanda. Per... Allora, come andiamo, signorina? Bene, grazie. Tutto bene? Le prove come sono? Dure o...? No. Va bene, ti diverti? Sì. Perché sei nella Condove Music? Perché mi diverto. Perché ti diverti? Sicura, eh? Sì. Scomegna non sente? No. No, no. Ti diverti? Anche se non sente? Andiamo avanti qui. Ecco, qui abbiamo un bel barbuto. Come andiamo? Bene, bene. Quante ore di prove si fanno mediamente alla settimana per... Due ore. Nel gruppo, un paio d'ore. Sì, un paio di ore a settimana. Sì. Quanti pezzi in repertorio? In repertorio ne abbiamo tanti, una cinquantina penso. Poi facciamo rotazione secondo le esigenze. Già tanti posti, album, certo. Tanti LP, quindi... Sì, quindi secondo... Siete collaudati ormai. Certo, certo. Non è che fanno i furbi loro due messi qua nell'angolino, in disparte, nascosti da tutti, no? Sono sotto controllo, sì, guarda sì. Che Giacchino sembra, ma con l'occhio, con la coda, lui vede. Vieni, Tony. Condove, voi vivete a Condove? Cioè siete vivete qui. Ecco, allora adesso cambiando un attimino al di fuori del discorso Condove Music, per i giovani Condove com'è? Ma credo anche di sera per le uscite, cioè offre diverse altre soluzioni, quelle di trovarsi non so tutti insieme in piazza oppure altri svaghi, così è molto positivo su questo aspetto, credo. Comunque siete riusciti a creare una bella compagnia, mi sembra. Sì, sì. Noi come banda perlomeno ci troviamo anche al di fuori, sulle altre serate della settimana, dove non c'entra niente appunto il fatto di essere con una banda, quindi però siamo buoni amici. Ecco, il gruppo musicale è anche uno stimolo, uno spunto, sì, 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 per sì. Creare questo tipo di discorso. Sì. Baldo tra l'altro è stato un altro dei promotori, non soltanto del gruppo, sei presidente, sì, mi sì, pare, no? Sì. Ah sì, sì, va bene. Ho risposto no, sì alla tua dire... domanda, presidente. Ecco, io vorrei... questo fatto, no? Di essere presidente. No, l'hai detto con un altro. No, no, pensavo che la tua domanda fosse più lunga, invece mi hai lasciato parlare. Io vorrei aggiungere qualcosa, perché hai fatto una domanda a Flavia, parlando un po' della nostra attività, e forse noi questa non l'abbiamo mai evidenziata nel modo giusto, perché la nostra banda comunque ha una radice che è molto antica. I nostri documenti ce la fanno nascere nei primi del Novecento, ma recenti ricerche ce la riportano a metà secolo dell'Ottocento. Io però vorrei parlare della storia più recente, del periodo di Scomegna, che forse è il migliore, almeno penso di poter definire giustamente il migliore. In questo periodo noi non siamo andati soltanto a Piemonte in piazza, anche se appunto è stata un'esperienza positiva, molto positiva. Ma noi ricordiamo altre uscite già nei primi anni della direzione. Questo parla, Giacchino, questo ti rovina. Sì. No, no, ma dico cose positive perché io lo apprezzo molto, non lo stimo molto. Le prime esperienze positive con Scomea sono state là, si può poi inquadrare il concorso bandistico di Racconigi, dove noi abbiamo preso il primo premio. E poi un anno dopo ad Arezzo abbiamo partecipato a un altro concorso e lì siamo arrivati secondi. Mi spiace perché lì forse una di quelle delusioni grandissime. Volevo ancora aggiungere qualcosa, no, fra le nostre esperienze. Noi abbiamo anche una rassegna in Svezia, siamo stati in Belgio, a parte la Francia dove andiamo spesso volte come tutti gli anni, siamo stati in Sicilia, siamo stati diverse volte in estate in Emilia, in Romagna, quindi cioè la nostra attività si è spostata in gran parte. Non è solo Piemonte in piazza, certo, diciamo. Certo. Anche se è un'esperienza positiva, ripeto, una cosa. Allora, io adesso vi lascio a preparare il pezzo che ci farete sentire in chiusura, perché questo è un po', no? Noi chiuderemo con voi, adesso voi vi date da fare, mettete fiato alle trombe, Turchetti, e poi al nostro ritorno. Giancarlo, vero assessore? Allora, noi sai che facciamo? Adesso cominciamo il nostro giro, il nostro itinerario e andiamo a conoscere altri ragazzi. Mi pare ci sia una bocciofila interessante qui vicino, è vero? Non più molto giovani. Lì giocano a carte, si divertono, giocano alle bocce. Ci andiamo? Li abbiamo presi, al volo. Buongiorno, andiamo bene? Sì, sì. Bene. Come si sta qui a Condove? Benissimo. Voi vi riunite sovente, cosa state facendo di bello? Chi vince? Vince il migliore che noi. Qual è il migliore? Chi è il... Pensionati, tutti pensionati siamo. Ma questa partita chi la sta vincendo? Mi faccia vedere il cartellino. Voi siete i neri o i rossi? Noi qui i neri. I neri, quindi siete in vantaggio 11-8. Ma andate malino, come mai così? Come mai? Siete scarsini? So, un po' scarsi. Vi stanno scarso. Non si può. Rotonda, gli fa la testa rotonda. Scusa Umberto, vedo anche che c'è il presidente dell'Unione Bocciofila. Lui è il presidente, sì.
No, Martin non c'è in studio, però ci sta seguendo, ci sta seguendo, glielo saluto. Questo presidente? Presidente. Allora, un punto di ritrovo non indifferente, mi sembra. Sì. Ci sono tanti soci qui alla Bocciopoli. Sì. Quante persone ci sono, mediamente? Quasi 300. Quasi 300. E si radunano, si riuniscono qui. Quali sono i passatempi? Sì. Lavoro a giocare alle carte, tanti pensionati c'è. Poi c'è un bel campo da bocce, ho visto anche un campo coperto. Sì, sì, sotto. Giocano. Si gioca ancora molto alle bocce. Sì, sì, sì. C'è qualche partita adesso, magari. Sì. Tony, prima finiamo qui, andiamo ancora a curiosare un po' tra i tavoli, per vedere come passano il tempo. Abbiamo visto prima alcuni che passano il tempo giocando alle carte, qui mi pare che il tempo si passi in un'altra maniera. Non vorrei sbagliare, non vorrei sbagliare. Come va? Bene. Le carte, chi vince quella partita? Mi sembra pari, vediamo un po'. Cioè, chi è che sta bevendo da questa? Lui. Allora lei sta perdendo un pochino, perché qua è già vuota, Vi divertite, sì? Questa si chiama Compagnia Allegra. Compagnia Allegra, e mi pare che sia giusto, mi pare che sia giusto. Senta, mi dice Campania Festa, qui davanti alla telecamera, bene però, Campania Festa. È bello avere un centro dove, è bello avere un centro dove si passa il tempo, dove questo, gli anziani svolgono una funzione sociale non indifferente. E poi non sono tutti giovani. No, no, anche giovani, ci sono ragazzi più giovani, comunque è il punto di ritrovo però dei pensionati questo. Senti, io farei un salto, visto che abbiamo parlato delle bocce, andrei un attimino lì al bocciotto. Volentieri, facciamo. Un momento di partita. Andiamo a vedere. Andiamo a vederlo. Presidente, Campania Festa, me lo dice? Sì. Me lo dico. Campania Festa. L'ha sbagliata, l'ha sbagliata. Come mai? La mano non ferma stavolta. Succede giocando. Succede giocando. Con chi è socio? È con mio socio. Qual è il socio? Qual è il suo socio di giocare? È il suo? Sì. Non la vedo bene. Adesso vediamo cosa succede. Vediamo. No, però ho visto la bocciata di prima, è meglio che ci allontaniamo perché qui, ecco che parte, guarda, è un'altra bocciata, seconda boccia, anche questa. Avevo detto che non lo vedevo bene però, C'è da fargli la rampogna, c'è da fare la rampogna, perché non è riuscito, come mai? Come mai, è andato bene? Benissimo, noi andiamo. La volta col braccio ingessato ero laggiù. Sì, ah, lei era quello col braccio, sì, me lo ricordo. Com'è, adesso è tutto a posto? Sì, adesso. Allora ha la giustificazione per non appunto. Al braccio come ingessato. Va? Benissimo, giovedì sera si guarda in TV, Certo. Mi dica anche Campania Festa, dai. Campania Festa? Perché voi giocate alle bocce? È così, un passatempo abbastanza valido e sano. Com'è nata la passione? Cioè, quando è che si è accorto che... Ma a me è nata perché c'era mio padre che giocava, quindi... Portato fin da ragazzino. Mi ha portato da ragazzino, poi quando ho avuto la fidanzata ho smesso e ho ricominciato quando mi sono sposato. Visto, il matrimonio porta anche a questo. Posso testimoniare che era un grande giocatore, un grande bocciatore. Bocciatore? Sì. Ah, passa per tutti, anche lui. Ogni tanto una partitina se la fa però. Magari quando vai vuoto da solo per non far vedere le brutte figure. Direi che qui abbiamo dato una panoramica sufficiente. Sì, direi proprio di sì. Io direi che possiamo andare a vedere la mostra fotografica che riguarda Condove e le sue borgate. Speriamo, era in allestimento, speriamo che sia terminato l'allestimento. Possiamo andarlo a vedere? Dunque, possiamo andarlo a vedere, però sai che facciamo? Adesso diamo la linea a Filippo Trosina e Martin perché il tempo a nostra disposizione penso che sia ormai scaduto e loro lì fremono per far sentire canzoni e musica. Visto che è molto attivo Condove, visto che ci sono tante cose, teniamo un piccolo spazio nel secondo collegamento. Perfetto, va bene. Allora, dopo andremo a vedere la mostra fotografica, ma anche altri momenti condovesi particolari, la conoscenza di, Condove, di personaggi particolari, di un gruppo folcloristico che ha preparato una cosina apposta per noi, e poi questa mostra che mi sembra molto interessante. Ci vediamo dopo. E partiamo alla ricerca di personaggi caratteristici, tipici qui di Condove. Giancarlo, abbiamo trovato qui un signore... Sì, si chiama Berto, è un antico impagliatore, lui impaglia sedie,
e le fai nella maniera che adesso vedremo. Tra l'altro anche un piccolo tornio, un tornio a legna, e costruite delle bellissime trottole. Io direi che possiamo... No, passioni. Passioni, esatto. Bisogna entrare nell'antro. Bisogna entrare nell'antro e ci ritroveremo di fronte al laboratorio di Berto. Andiamo da Berto. Andiamo da Berto. Buongiorno Berto. Buongiorno, buongiorno. Come andiamo? Tiriamo avanti. Cosa sta facendo di bello? Cerchiamo di impagliare una sedia. Tanto per cambiare un pochino. Cambiamo qua, sì. È facile impagliare le sedie? Per chi lo sa è facile, per chi non lo sa. Questo è un vecchio mestiere. Sì, perché ci sono molti trucchi da fare. Senta, mi hanno detto che però per impagliare bisogna prima mettere a bagno la paglia. La paglia. Come mai? Per renderla più malleabile? Com'è? Perché questo qui è una paglia che se non è una certa umidità taglia anche le dita. Ah, e quindi non si può lavorare? Non si può lavorare, si rompe e taglia le dita. Allora, vediamo un pochino insieme un piccolo procedimento, una cosa veloce, chiaro che non possiamo impagliare tutta una sedia. Quanto tempo ci vuole impagliarla tutta? Adesso come comincio, adesso andiamo. Per impagliarla tutta quanto tempo ci vuole? Due ore e mezza, tre ore. Due ore e mezza, tre ore, ma noi vediamo l'inizio. Tutto a mano. Tutto a mano. Si parte da questo punto? Perché questo si parte? E poi si gira sempre attorno, sempre giuntare. Sempre giuntare. Ecco, come vede adesso qui io passo sotto. Sì. Vado così, poi arrivo qui dietro. Non sveli tutti i segreti, perché sennò poi facciamo diventare tutti impagliatori. Rubano il mestiere. Lo vede, questo qui. Questo è l'inizio. Ecco. Poi se ne mette un altro pezzo. Un altro pezzo, sì. E ancora un altro. E ancora una. Poi bisogna girare sempre a mano. Ecco. Vedi, adesso sono arrivato a questo punto. Qui si potrebbe passare sotto, passare sopra, ma passiamo sotto. Vedi, questo però nel fondo della sedia, vede che qui è stretto, qui è largo. E qui è anche più lungo di qui. Bisogna avere il segreto di cercarsi di inquadrarsi. Perché altrimenti viene una sedia bislacca. Questo qui è il trucco da dire. Vede, io adesso devo andare avanti e indietro su questo punto finché ho ricoperto quest'asse. Ma lo lascia l'asse poi, rimane lì sotto? Lo rimane. Di rinforzo anche? Rimane, adesso qui ci occorre un 10 minuti, un quarto d'ora se vuoi vedere. Ah, per vederlo tutto, vabbè, ma non riusciamo a vederlo tutto, però ecco, ci faccia solo capire come avviene quest'uso dell'asse, tanto per avere l'idea del trucco. Facciamo solo un giro. Sì. Ecco. Si continua ad aggiungere. Si continua ad aggiungere, sempre passando lo stesso sistema, perché non bisogna incrociarle, perché l'asse deve passare per il mezzo. Poi quando ho fatto tutti questi giri, che l'asse è a posto, io giro su questo punto tanti giri fino che vengo a filo dall'altra parte. A filo dall'altra parte, che sia la distanza da questa parte come da questa. Ma quante sedie ha fatto Berto nella sua vita? Forse 1000, forse 5, forse di più. Allora vediamo come nasce anche una trottola, proprio rapidamente, come si fa a lavorare la trottola. Sì, ecco. Adesso siamo arrivati a questo punto. Dove c'è un pezzo che imbarazza, ecco. Io le farò vedere. Ecco, la trottola sta già formando. È un utensile, eh? Ah, bisogna cambiare. Ci ha fatto veramente molto piacere conoscerla, continui, mi raccomando, a impagliare tante sedie, continui ancora per tanti anni. Sono mestieri che non devono sparire questi qua. Per forza. Ma l'ha insegnato a qualcuno? In modo che un domani... Ma vede, dove sono nato io, ci avevamo la paglia, la lesca davanti a casa.
lo faceva già un po' mio padre, poi avendo tutto lì ho imparato. Quanti anni, Berto? Parlo di 50 anni fa. Ha iniziato 50 anni fa? 50 anni fa, sì. Adesso ho 69 anni. E continua con la stessa voglia, perché c'è molta passione. Finché posso. In bocca al lupo, grazie. Che il Signore ti aiuti, che dia la buona salute. Sempre, questo sempre. Me lo dice Campania Festa? Campania Festa. Campania Festa. Ecco, me lo dica bene davanti alla Campania Tega. Festa. Allora Giancarlo, abbiamo visto una bella cosa, eh? Beh, spero che sia piaciuto molto a tutta la gente che ci guarda. Adesso lasciamo stare Berto al suo lavoro, andiamo a sentire un momento il gruppo folcloristico che ci attende vicino alla Cappella di San Rocco. Siamo anche un po' in ritardo, sì, ci stanno aspettando già da qualche minuto. Andiamo subito. Andiamo subito a vedere il gruppo folcloristico, un'esibizione volante dal vivo davanti a San Rocco. Hai visto, te l'avevo detto che eravamo in ritardo, sono già partiti. Adesso non possiamo disturbarli, no, lasciamo andare al ballo. Vabbè, sentiamo dopo, va bene. Abbiamo il capogruppo, salve, andiamo bene? Complimenti intanto. Grazie. Siete stati molto bravi. Allora, come si chiama il gruppo? Il gruppo si chiama Vignulante della Roceia e studia la tradizione popolare di queste montagne che abbiamo qui alle sue spalle. Sono parecchi anni che abbiamo fatto delle ricerche. Oggi vestiamo i costumi autentici di circa 150 anni fa. 150 anni? Sì. E questo ballo che avete visto adesso è intitolato Il Bouillé, è una rappresentazione di uno dei tanti mestieri che facevano i nostri vecchi. Il Bouillé era un operaio, diciamo un falegname che girava di borgata in borgata per restaurare i tini, le tinozze e tutti i recipienti di legno che servivano per contenere il vigno. Era un personaggio importante quindi? Sì, era una persona che era molto importante per l'economia del paese. Questo... Io so che voi comunque avete un bello spettacolo che portate in giro per le piazze del Piemonte, che fate conoscere a tutto il pubblico che desidera accostarsi alla tradizione, al folklore, uno spettacolo che dura parecchio e che contiene numerosi pezzi del vostro repertorio. Quanti pezzi fate? Facciamo circa 13 balli e 6 o 7 canti tradizionali ricercati dalla storia del nostro paese. Diciamo che i balli sono divisi in due parti, ci sono delle ballate caratteristiche dette curente che si ballavano nelle feste patronali e ci sono delle coreografie come questa qui del Bouillé che richiamano il lavoro del contadino montanaro dedito alla viticoltura in Val di Susa. Allora ragazzi, tutti in coro, me lo dite un bel Campania Festa? Così poi ci lasciamo con un altro pezzo magari. Senz'altro. Che cosa avete preparato? Facciamo El Bindel. El Bindel. Sì.
è un ballo caratteristico in cui il ragazzo domanda di ballare alla ragazza. C'è una competizione fra questi giovanotti per vedere chi balla meglio e chi riesce ad accaparrarsi la ragazza. Furbi, già ai tempi andati. Allora, al mio tre, pronti? Uno, due, tre. Campana festa! Buon ballo! E qui inizia il corteggiamento, come potete vedere lui al bindel ha trovato la dama, gli altri fanno da accompagnamento battendo le mani. Ecco che qua intanto giocano alla morra per vedere a chi tocca andare a prendere la dama. Ed ecco, tocca a lui, tocca a lui. Gli fanno coraggio i suoi compagni di ballo. È una cosa simpaticissima tra l'altro. Chissà quale sarà la dama. Ah, ecco, lui deve lasciare, un po' come il ballo della scopa, lui deve lasciare. Arriva l'altro che porta il bindel. Ecco che è partito, adesso vedremo a chi toccherà il prossimo bindello. Qui stanno continuando intanto il ballo, noi purtroppo dobbiamo lasciarli ed è un peccato perché sarebbe bello continuare. Adesso una mostra fotografica di grandi proporzioni ci attende per conoscere meglio Condove, per vedere degli altri momenti legati a questa ridente località ai piedi della montagna in Val di Susa. Vai a puntare Donio, no aspetta, aspetta, aspetta. Ale, arrivederci ragazzi, ci vediamo alla prossima, noi andiamo alla mostra fotografica. Ho perso la ballerina per strada, però ho ritrovato Giancarlo. Non ci hai guadagnato molto, comunque. No, in effetti no. Comunque andiamo a vedere la mostra fotografica. Qui c'è la signora che ci aspetta. La signora che lo guardo sempre tutte le sue televisioni e ho piacere anche di farle un bacio. E come no? E due. Ce ne facciamo due. È venuta a vedere la mostra anche o soltanto aspettare sì. Noi? No, ci è venuta a preparare la mostra. A preparare la mostra. Adesso vediamo che lavoro avete preparato, se avete lavorato bene. Grazie. Allora, Giancarlo, mostra fotografica che ci dà idea di che cosa, cioè intanto il tema qual è? Ma il tema è Condove e le sue borgate, qui i riferimenti dei fotografici sono a Condove e le sue innumerevoli borgate e ai personaggi che tuttora vi lavorano su questa montagna e viventi. E quindi c'è una grossa componente. Un lungo lavoro di ricerca, ecco, mi sembra che ci sia una grossa componente legata alle borgate. Comunque esatto, ci sono diverse borgate, ce n'è alcune interessantissime, come anche qualcosa magari da recuperare. C'è per esempio l'organizzatore della mostra, il segretario del gruppo fotografico, che conosce bene i problemi di una borgata che si chiama Maffiotto, dove stanno tentando di recuperare un bellissimo campanile e chiaramente a questo punto corrono soldi e il segretario del gruppo fotografico è uno di quelli preposti a cercare di finanziamenti. Senti Piero, come si allestisce, come si organizza una mostra? Ma noi qui abbiamo un anno e mezzo che giriamo attorno a questa mostra, è la continuazione, il seguito e la parte finale di un lavoro fatto su Condove Centro e Condove e le borgate che rappresenta l'altra faccia di Condove, la faccia magari un pochettino più debole in questo momento, rappresenta la faccia arcaica del paese, la faccia di Condove com'era una volta. Le radici forse. Le radici, ecco, sono le nostre radici, quindi abbiamo cercato di mettere giù nei limiti del possibile perché i nuclei di montagna di Condove sono 78, quindi non potevamo condensare tutto in 300-400 immagini. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e mettendo a fuoco alcuni elementi che ritenevamo fossero utili. È una bella mostra, è un momento del Piemonte, un momento caratteristico della Val di Susa. Se non avete niente di meglio da fare, tante volte la domenica non si sa come passare la giornata, fino a questa domenica la mostra è aperta, quindi approfittate magari del fine settimana, se è una bella giornata come oggi si può fare una scampagnata e venire ad assistere, a vedere questa mostra fotografica che è molto simpatica. Certo, noi speriamo, c'è anche una proiezione di diapositive tra l'altro sempre questa domenica 13 nella sala polivalente del comune di Condove, cui chi è interessato domenica sera alle ore 21 proiezione di diapositive su Condove e le sue borgate. Prima Piero ci ha parlato di un campanile a Mocchi, no? Sì, Mocchie. Mocchie, ecco. Sì. È più vicino Mocchi? Molto più vicino, sono 700 metri. Poi mi hanno detto che c'è un ristorantino lì che... Non si mangia male, per cui potremmo eventualmente vedere il campanile. Allora, andiamo a conoscere almeno una borgata. Perfetto, andiamo. Nel prossimo collegamento la vedremo e faremo suonare le campane di Mocchie. Campane a festa. Eh? Va bene. Che mi pare un'idea... Mi pare un'idea buona. Un'idea buona. Noi ci rivediamo dopo, linea allo studio. A Mocchie. Eh?
Ecco, adesso usare il caso però passare servizi. Cioè, è una chiesa del team servizio, sì, del sì, campare sì, a festa. Brava. Allora, andiamo a voi che si sua se campana e tu vai con dove? Dunque, terzo ed ultimo collegamento, siamo ai Mocchi, qui al nostro fianco Don Claudio che dovrà far suonare le campane. Sì, molto volentieri. Ce la facciamo, sì. Sì, senz'altro. Siamo in casa, insomma. Sì, sì, penso che sia facilissimo. Ecco, io vorrei chiederle, abbiamo visto questo campanile così particolare, adesso la regia sta mandando in onda le immagini, un campanile, tra l'altro un pendente fatto in pietra, sotto c'è questo cimitero molto bello, molto ben tenuto, molto pulito, ci dice due note su questo campanile, su questo angolino particolare di Mocchi? Sì, direi che il campanile è molto antico, si pensa che risale al 1600 e fa parte dell'antica chiesa che è andata distrutta quando uno smottamento del terreno l'ha proprio portata completamente in rovina ed è rimasto infatti soltanto il campanile e per questo anche pendente. Viene? L'anno scorso sono venuti dall'Università di Torino a fare una perizia e hanno detto che il campanile è molto sano, che le fondamenta sono salde. Purtroppo il problema è del terreno che pare ogni tanto si muova un pochino. Sono i bei lavori di una volta. Sì, sì, molto bene. Allora, io la lascio andare. Va bene, grazie. Ci sentiamo. Sì. Via Campane fra poco. D'accordo. Grazie. Giancarlo, due parole su questa frazione, Mocchi, che è una frazioncina dove sembra il tempo non passare, no? Il tempo non scorrere. Ma il tempo purtroppo passa anche qui, difatti vediamo che sono proprio spopolate queste borgate. Questa borgata è Mocchi, si chiama così, è una delle 72 borgate tra l'altro che ci sono nel comune di Condove. Attualmente vi vivono non più di 40 persone durante l'anno. Residenti sono qualcuno in più, però ormai si sono trasferiti tutti a Condove. È un peccato, mi dicevi che c'erano 5.000 persone una volta. Nel 1900 c'erano 4.000 persone a Mocchi, 2.000 persone a Frassinere, che è un'altra borgata un po' più in alto. Perché questo spopolamento? Lo spopolamento è stato determinato dall'industrializzazione avvenuta progressivamente, specialmente dopo la guerra, l'abbandono di questi posti perché era molto difficile lavorare la campagna, qui non ci sono grossi appezzamenti di terreno in piano, sono tutti terreni montagnosi, per cui molto frazionati e non c'era proprio la possibilità di sopravvivere per i nuclei familiari di questa zona, per cui è stato automatico l'abbandono di queste terre e scendere a valle. Ecco. Peccato, eh? Giancarlo, andiamo a far suonare le campane, andiamo. Io penso che Don Claudio a questo punto sia lì che andiamo. Ci aspetta, ecco, noi andiamo e fra poco campane a festa per tutti, eh? Allora Giancarlo, siamo qui sotto il campanile e vediamo se Don Claudio adesso riesce a far suonare. Ma noi speriamo, siamo dovrebbe, qui. Dovrebbe riuscire, poi c'è pronta una sorpresa perché la Condove Music che abbiamo visto prepararsi ci ha detto che stava preparando una cosa in grande stile per la chiusura. Come sempre d'altronde. Come sempre, ormai siamo vecchi amici, di vecchia data, li conosciamo bene. Da un momento all'altro potrebbero partire le campane a festa, noi ci salutiamo qui. Io ti ringrazio per il giro turistico, per l'itinerario che viene. Ringrazio tutti voi per essere venuti a Condove, aver pubblicizzato un po' la nostra zona, questa bellissima borgata che si chiama Mocchi. Spero che la gente che guarda la televisione accorra a frotte, diciamo. È l'augurio che ci facciamo proprio in chiusura. Comune. Grazie, ti ringrazio. Grazie a te, ciao. Allora, qualche secondo ancora e partono le campane. Speriamo. Eccole qua, chiamate e arrivate. Dunque, campane a festa, siamo riusciti anche questa volta a far suonare un gran campanile, un bellissimo campanile del quale abbiamo già sentito prima la storia, ma le sorprese non finiscono qui. Per chiudere in bellezza il nostro collegamento, ecco a voi Condove Music.